Prova? Ok. CD. Al CD. Ok, c'è un problema con le scenette, ne abbiamo una rinominata scenetta Summer. Se qualcuno sa che ha rinominato quella scenetta scenetta Summer, sono stati loro due, loro no, non sanno niente proprio. È stato lui, sono sicuro che è stato lui. Ok, cominciamo a pensare, quindi in base agli indizi stabiliamo che la scelta Summer è stata definita, avviala e capiamo chi è. Semplicemente, se stacchi questo è meglio, così la senti solo tu. Cerchiamo di capire. E chi è? Ah, i Vocaloid, i ragazzi dei Vocaloid. I ragazzi dei Vocaloid se ne sono andati, quindi abbiamo perso tempo inutilmente. Yeah! Ok, penso che... Quindi penso che... Sei un cretino, non mai mettere un cavo senza abbassare il volume. Niente, ho sentito un ritorno io, vabbè, vai. Ok. Allora, siamo pronti? Ce l'abbiamo fatta? Che è sto coso? Ah, sì. Ah, ok. Va bene, iniziamo. Mi mette soggezione, no? Allora. Prova? Sì. Si sente più o meno? Sì. Tanto si sente uguale pure senza microfono, quindi. Ho indovinato! Sì, mi sente. Vabbè. Allora, non capisco perché il tavolo della giuria si sta riempiendo di volti che non c'entrano un cavolo, però è a pagamento. Vabbè, la giuria guarderà da un'altra parte, comunque. Siamo bellissimi! Forse siamo pronti per iniziare, proprio... Eccolo là, lui in giuria, vieni qua. Come prendere i giurati in maniera... a caso. Poi vediamo. Allora, vabbè ragazzi, siamo pronti? Possiamo cominciare? Allora, livello di professionalità meno uno. Ce l'abbiamo fatta, vedo lui che è pronto, che sta morendo. Allora, Anto? Un attimo, vabbè. Cominciamo a chiamare Antonio e Gerardo. No, Gerardo e Gianmarco, che sono rispettivamente Kakashi Hanbu, Sasuke e Kiba da Final Fantasy. No, da Naruto. Da Dragon Ball GT. Anche Laura, va bene. Allora, visto che loro stanno ancora preparando, voi avete la scenetta, giusto? Visto che ancora la stanno preparando, parliamo un po'. Perché hai scelto questo personaggio? Perché ho bisogno di tempo per un cazzo da fare. Vabbè. Finissimo. Fate una foto. Però se la... Come? Posso dire una cosa? Se abbiamo... Abbiamo anche il fotografo fra comodo. Se vuoi c'è anche una poltrona. Noi stiamo comodi. Allora, siamo pronti con l'audio? No, perché parlano per conto loro. Ragazzi, siamo pronti? Ok, allora, ripresentiamo Antonio, Gerardo e Gianmarco. E Laura. E non ce l'ho scritta, che vuoi? E Laura. Che fanno Kakashi, Sasuke, Kiba e la Valletta. Vai! Yeah.
Un applauso ai questi quattro ragazzi, tre ragazzi più belletta. C'è da dire una cosa, i pugni li davano veramente, che li ho sentiti. Cioè, se trovate un dente dopo quando salite il suo, va bene? Ok, ragazzi, adesso se qualcuno di loro, vabbè, ci sta, come ho detto prima, ci sta il fotografo, il nostro fotografo, che mi sta aspettando lì, da quella parte là, purtroppo ci deve essere uno che lo accompagnava, ma non lo trovo. Adesso lì dovrebbe esserci il fotografo che mi aspetta per la foto. Una pugno. Guarda. Ecco, abbiamo trovato un volontario che ci aiuta. Ok. Sì. È un porta a piatto. Ok, grazie. No. Ecco. Siamo riusciti a trovare. È un porta a botte. Allora. No, aspetta. Ecco, non ti capi testa, te ne vai ora, te ne vuoi, no, va bene che sei affezionato, però dai, oppure gli altri vogliono salire. Allora, bene, andiamo avanti adesso con Deborah, che fa sia il da Kuroshitsuji, che non vedo, ripeto, Deborah da Kuroshitsuji, da vedo, sia il da Kuroshitsuji. Ultima chiamata, eccola, vedo un attimo che sta vestendo. Ok, un attimo, adesso si mette la giacca, adesso il gel. Sì, beh, il cane lo mette, portalo dopo a spazio il cane, dai, chiama pure domani, bello. Se non lo so, le chiamate vanno fatte prima e tutti quanti. Mica sono professionali con me. Ah già, adesso. Chi? Si sta preparando. Sì. No, no, in realtà è risorto dalla tomba, quindi si sta un attimo levando i residui di cadavere. Sì? Ma non hai sentito niente! Ecco, allora. Sì, okay. Ah, ecco, puoi chiamare se hai dato lo studio, che... Ah, sei tu, ma scusa. Ma non ho fatto niente! Ok, va bene, pronto con l'audio, hai l'audio giusto, sì? Quando mi sento bene, vai. Deborah da Kuroshitsuji, dice sì, è da Kuroshitsuji. Non vedo lei. Questo non c'è, è solo un'altra. Però questo non c'è. Aspetta di... E dopo che ha visto?
Riusciamo a sistemarlo, ma possiamo ritornare se riusciamo a sistemarlo. Ora adesso se mi abbasso un po' il livello. Adesso andiamo avanti con Simone, Antonio, Alessandro, Salvatore, che portano un gruppo di pizzi. Dei fici, beh, pizzi. Ed è finito. Esatto. La dopo la mezza che doveva andare. Non lo fa! Prova, no. Voto 10! Allora, beh, il gruppo doveva salire, si è denudato, quindi ci ha fatto la grazia di non salire perché conosco le persone, sai com'è? Cioè, io preferisco il fisico un po' più bello grassoccio, bello molliccio, loro sono belli fisici possenti. Ma non fai vedere che eri tu, cioè io ho fatto così bene, dei bei bronzi, ah, più bronzi che bronzi, ma va bene. Allora, adesso andiamo avanti con il numero 4, che però si è unito al numero 6, che si è staccato al numero 9 ed è diviso per 3. Io non ho capito un cavolo, però adesso presentiamo Jun e Federica, che portano, non ricordo il nome, e Goku Trera da Hitman Record. Qui sono il numero 49, il numero 49, facciamo finta che siano più persone, il numero 49. No, facciamo un po' i seri, allora. Presentiamo il numero 4, che sarebbe Jun, che interpreta Lucas da Gundam Seed, insieme al numero 9, che sarebbe Federica Tucci, che interpreta Goku Trera da Hitman Record. A voi. Decimo, dove sei? Decimo! Decimo! Ma tu non sei? Grazie! Ma decimo, dove sei? Decimo! Uno è andato. È andato. Cosa? Comunque, basta, è finito. Ah, ok, un applauso. E ci tengo a dire, comunque, era ovvio che non era il decimo, lei è il quarto, cioè, era risaputo. Allora, dopo questa cretinata... Dopo questa cretinata distruggo la mia mondo. Ok, sì, però fai la... Fai la foto. A
Allora, adesso ho perso il conto, visto che siamo andati a 4, 9, 10. Il 5 non c'è? Il 5 non c'è. Erano i gruppi di Bridget, però purtroppo Cubo si è scocciato di disegnare, ha detto basta, me ne vado a pranzo. E si è andato a pranzo. Finalmente, ho sentito qualche finalmente, si vede che Bleach è molto apprezzato. Ah, adesso andiamo con il... no, il numero 6 non c'è. No, forse sì. Teresa e Rino da Vocaloid. No, se ne sono andati via. No, se ne sono andati. Dicono che se ne sono andati. Quindi non mi sembra. Casomai li richiamiamo. Allora, andiamo avanti col numero 7. Che mi sta dicendo vattene, sì, lo so. Ah, quelli di prima, certo. Che allora è Stevie Wonder che interpreta Cosimo, no, è il contrario. Ah, vabbè, sai com'è. Che vuoi da me? Ho detto numero 7, ho indovinato? Sì, ora allora, tu sei Rosa Eva che interpreta Stevie Wonder. Va bene, ok. Cosimo che interpreta Rosa Eva. Importante le dimensioni. Ho staccato il microfono, non me ne raccolgo. Ho detto una ragazza, non un Roberto. No, non mi ricordo, però facciamo vedere. E io mi ricordo. Un applauso anche a Cosimo che se ne scappa. Ho detto un applauso, perché ne fate tre? È uno, basta. Ecco, lui ha fatto un applauso di panza, guardate l'applauso di panza, è bellissimo. Adesso abbiamo un personaggio un po' particolare, direttamente da Blumare. È il numero 8, Giovanni Nocerino, che interpreta Bagnomaria. Ecco, è arrivato. Vai con la sigla di Pevocciano, non è lui? Ma che ce l'ho detto, vai! Mario! Aspetta che lo sta? Aspetta che sia confermato. Quindi... però dai, mi trovo adesso di 50 ore, quindi vado a fare la pausa. Allora, eravamo lì, io, Francesco, Vince, Giova. Così, giusto per dire, per far vedere che non dico cavolate. A che arriva la bice? Oh Mario! Oh bice! Che dice? Oh Mario! Ho capitato un grido d'aiuto. Sì che finiamo di mangiare un 3-7, una scopettina, un amaro e mi butto a mare. Noto. Anche la capitaneria di porto mi fa piano. Penso, la settimana prima mi avevano fatto una multa perché guidavo, nuotavo col maremoto senza casco. Anche mi dico, perché devo, cioè... Bravo! Vai! Piano, se no sono fregato. E allora me la prendo con calma e mi godo il panorama. Il panorama sottomarino era bellissimo, una giornata primaverile fantastica. Le piante erano piene di frutti di mare, i vitelli tonnati pascolavano allegramente, le alghe guardavano Vanna Marchi in televisione. Così, una giornata perfetta. No, non c'è niente. Anche sento un'altra volta quest'urlo. Mi fiondo sul posto e cosa vedo? Non ci crederete. Un tonno, era un tonno ad urlare. E perché urlava questo tonno? Si era tagliato con un cristino. Bravo! Questo era il tuo. Perché non tagliavano cristino? Bagnino! Bagnino! Aspetta. Tu facevi parare e lo vedevi. Si vede il marsupio? Sì. Il marsupio, sì. No, perfetto, grazie. A Giovanni Panariello, no, Giovanni Nocerino che faceva la panariello.
Ok, adesso andiamo avanti con il numero 10. Meglio andare avanti. Che è Miriel, che interpreta Ralph da Angela Friend. Scusami, con l'inglese sono un poco rovinato. Ma ci va bene. Ecco, non ci piace. Ma ripeto, Miriel che interpreta Ralph da Angela Friend. Va meglio. Brava! No, sono finito le papà. Fragili invece, eccoli. Fragili è la tentazione, l'errore. Fragile è un bacio. Poi pulisco io con i capelli, non devo fare. Mi abbassi un po' l'audio, sono fischiando. No, non mi ascoltano. Qualcuno mi abbassa l'audio. Mi abbassi un po' l'audio, perché, grazie. Ok, un attimo solo, devo il cappello. Allora, bene, dopo il numero. Ho perso il numero, che era il numero 10? È il numero 10, adesso andiamo avanti con il numero 3. Io, oltre che in inglese, anche in matematica sono molto ferrato, quindi dopo il 10 c'è il 3, vero? Ora confermano, quindi siamo a posto, mi piace. Andiamo avanti con il numero 3 che ha avuto dei problemi, quindi l'ho dovuto spostare ora. Quindi diciamo che sarebbe tecnicamente l'11, però si è scritto come numero 3. Mi piace il 3, 3 is the next number, è bellissimo, che inglese che ho oggi. Allora, presentiamo Girolamo e Valeria, che non vedo. Girolamo e Valeria. Erano andati di là. Va bene, li chiamerò dopo, forse li vedo, li chiamerò. Andiamo avanti perché mi fa sensare. Vero Pippo? Un applauso a Pippo Cosplay. La mascotte me l'hanno lasciata. Sì, dopo le mangi le palatine, lo so che vedete le palatine mangiare. La patata non è in gara, non è in gara, perché lui avrebbe vinto il premio migliore maschile, femminile, coso, gruppo e essere in e prestazione. No, lui vince lo Yahoo Yuri in distanza. Guarda come è bravo, guarda come è bravo. Guarda, il salto della morte, tieni, ti lascio un pezzo. Allora, bravo Pippo. Allora, adesso andiamo avanti con il numero 11. Andiamo avanti con il numero 11, anche Goduria. Vediamo un calamaro, una, come dire, un oculista e Freddy Mercury con i capelli da luce. Andiamo avanti con Maurizio, Simona e Luca, che interpretano. Ma faccio finta, sono professionale, in realtà non c'è scritto niente qua. Allora sono Maurizio, Simona e Luca, che interpretano Zoeber, Fry e Lela, da Simpson. Dai Futurama, sto scherzando. Ma loro scrivono male, che ci posso fare io? Va bene, prego. Oh, il Dio, il futuro, i miei genitori, tutti i miei conoscenti, la mia ragazza, perduti, perduti per sempre. Yahoo! Buongiorno signore, nome? Fry. Io sono Lela. Posso farle una domanda? Basta che non si tratti del mio occhio. Si tratta del mio occhio? Si tratta. Cliccami questa domanda. Perché uno solo? Semplice, sono un'aliena. Contento ora, chiuso il discorso. Che forza, un'aliena! Avete conquistato la Terra? No, ho un contratto a termine. Bene, apro la bocca e diamo un'occhiata al cervello.
No, non quella bocca. Io ho soltanto una? Ma davvero? Non c'è un dottore umano qui intorno? Mia cara signorina, io sono un esperto di umani. Forza, scelga una bocca, l'apra e dica... Cosa? Mia madre era una santaliera fuori dai sandali. Essere costrittore con te stesso, Fry, hai perso la donna dei tuoi sogni, ma è pur sempre Zoidberg. Tutti voi avete sempre Zoidberg. Come avrò fatto? Come avrò fatto a farla innamorare? Non ho speranze. Ho fatto qualcosa di strabiliante che ha conquistato il cuore di Lera e non saprò mai cosa è stato. La mia vita è vuota. E Zoidberg? Un applauso. Bravi! Dico solo che... Pippo si vergogna di voi. Pippo no! No, Pippo no! Attimo, ecco, mi sono incastrato, io non devo fare queste cose a una certa età. Per una volta Simona accompagna Maurizio fuori. Cioè, lei senza occhiali. Un applauso per questo gesto atletico. Chiunque conosce Simona, lei è cieca come una talpa cieca, quindi... Come Rocco mi dà la allora, dopo il numero 11, secondo la mia matematica, viene il numero 2, giusto? No, scherzo, il numero 12, che è distratta e non sentirà il numero. È Francesca Liberti che... Come è scappata? Allora, andiamo avanti con il numero 12, che è Francesca, che interpreta la canta Flower da Cartoon Saturday. Un applauso! Lei non ha la base e canterà dal vivo Guglielmo, quindi... Almeno là fa la foto, io sono offeso. Va bene che sei alle ragazze belle, eccetera, eppure io posso essere bella, va? Perché è Pippo, va bene. Però scusa questo, scusa. Perché a me non fischia quando non ci... questa è una cosa strana. Allora, adesso avremo il numero 13 che però ha preso l'aereo per andarsene, che sì, era di Salerno e ha detto preso l'aereo è più facile. E quindi andiamo avanti col numero 14, che è Gloria. Però è Gloria. Ah sì, me l'hanno richiesto, qua sono scritto Gloria con 3 O. Quindi è Gloria, che interpreta C.C. da Cobbia. Ah no, è CC, scusate. È Cicina. È Concetta, lei interpreta Concetta. Concetta. Ma il CC sta per Code Geass, quindi sarebbe Code Geass di Code Geass. È Cotechino, perfetto, interpreta il Cotechino in rosso. Quindi Cotechino col ketchup, no, beh, seriamente. Gloria interpreta CC, ok, vabbè, da Code Geass. Prego. Il Cotechino, ah no, il microfono, scusa. Un applauso. Viva pubblico!
vivo, vivo! Vai, continuiamo. Stavo parlando. Ti do io che, aspetta. Pronta? Posso? Ma se la vieta, e allora la facciamo partire. Ho fatto io, l'ho incastrata. Allora, adesso, quindi, per la gioia di Neku, Cicci, Berta e Cotechino, ormai ho perso, metti la base. È un problema con l'altro. Ma perché non vuoi scegliere? Mi piace! No, tu mi fai schifo! È nudo, si vergogna, non può uscire. Chiamalo, prima la vita. Vestito! Ma non è vero, sei un piano. Buonasera, benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Uno Mattina, Uno, Due, Tre, Prova, Sassa, sono Luca Giurato, buonasera a tutti quanti. Volevo salutare il mio amico in regia lì che sta conducendo, il mio caro amico Roberto Bonolis. Salve Roberto, ma come sta andando questa bellissima manifestazione che io ho visto da lontano? Ma non mi ricordo più da che posto ero partito, quindi io non so che cosa dire, ma dimmi tu a te che cosa piace fare in questa manifestazione. A me... sì, pronto. Comunque da noi è mattina, non è... Ma ridi che come si sa risus abbunda in ore 15:30 precise tra qualche minuto. Quindi vorrei chiederti come sta procedendo questa manifestazione che ha fatto tanti presenti e tanti invitati. Ma se ti fai parlare, cioè. Ma chi è? Sì, chi è lei? È Dio? Pina! Ma come è tua? Pina, sono un po' noi. Lei gioca questo lì, non è vero? Aspetta, io ti posso fare qualcosa, aspetta. Ma chi mi sta cercando a quest'ora? Jean-Claude! No! Padre! Siamo un pochino, stiamo organizzando un festino! Ma lui è uscito da voi? Che cosa? Ha bisogno di parlare con madre! Se l'accappatoio è te bravo è mio! No, è vellutato, è setarara! È setarara! Poi vieni qui che ti faccio sentire io qualcosa di veramente raro. Oh mio Dio! Un tirannosauro! Madrina! A me 100 volte disperato! 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 100 volte disperato! Posso andare avanti? Può anche andare avanti, prego!
L'ho visto in faccia. No, non c'è. Io qui gli occhiali da sole. Mi consenta, Cribbio, sono stato chiamato, ma questo non è un Munga Munga! Oh, Silvio! Cribbio, lei è un comunista! Sì, ma lei deve stare in tribunale, lei deve stare in tribunale. Ok, è finito, possiamo andare avanti, meno male. Oh. Un applauso, ci vuole. Microfono e non mi sa più andare avanti, perché 16 neanche. Sei bello lo stesso. No. Quindi vado con la mia bellissima voce, non mi ammazzate. Lasciate che i vostri bambini vengano a me in questo giorno. Ahia, no, lui no! Come fa? Io qui non vedo bambini. Non me l'ho mai sopravvenuto. Ma so, guardate un attimo. No, no. C'eri quasi! Ma non so la voce quella! È giapponese come te! Fatti vedere l'infanzia! È un grande! Una che l'ho presa in pieno! Adesso ne tiene quattro! Allora, bene, adesso perso il conto, penso che dovremmo richiamare le persone che non c'erano. E quindi i primi della lista sono i numeri 3. Ovvero Girolamo e Valeria, che interpretano Grell e Sebastian da Kuro puntini puntini puntini, perché non sapeva scrivere. Da me è Kuro Shitsuji. Ok, non è uno studio di lingua, è uno studio. Va bene, un applauso a Girolamo e Valeria, che interpretano Grell quello nero e Sebastian quello rosso. Guarda che è più femmina quello nero, no? È una cosa più femmina quella ragione! Ma dove sta quello che sta? Sei un grande, va, che te ne frega? Siamo divertiti però! Grazie! Io ho stretto la mano, io ho stretto la mano! Oh, io ho abbracciato! Però si preparano, noi avvisiamo che dopo abbiamo il parla con il cosplay. Quindi chi se qualche cosplay si vuole dichiarare, tipo so che lui finalmente vuole dichiarare di essere gay. Quindi guardate, un applauso tutto alle ragazze, quindi sono felice che tu sia gay, così non ci puoi più con loro. Quindi dopo abbiamo il momento outing del cosplay. Si dice outing? Si dice outing, che bello! Stavo per dire outlet, però mi sembra che è una cosa diversa. Comunque andiamo fuori con questo. Vabbè, basta, meglio. Siete pronti? Sì? Peccato, mi divertivo così tanto a parlare. Quindi già che arriva la volta. Devo andare avanti. Ok, allora continuo a parlare. Quindi, ah no, vabbè. Dai. Se non c'è base. No, allora la faccio io. Seriamente, vai. Bravi! Un applauso a... Bene, prima ho trovato una canzone che sembra che tutti conoscono, vero? Ok, come fa? È lui che sbaglia, vieni qua. Riusciremo a far dire al signor Angelo Spencer
quello là, vai, fai vedere come fai. Ma è l'occhio, cioè, come fai a fare a sputare come lei? Ah, il marshmallow, è vero, ricordiamo che lui è il vincitore che ha vinto un'indigestione causata da marshmallow e... Chi ha detto vantatene? Ah. E lui se ne vanta, ma lui è felice di questo, cioè lui viene qua ogni edizione apposta per vomitare. Io ho detto che ci sono altri metodi, tipo le famose due di tengore, ma però purtroppo non ci viene. 3, 4, 5. Se tu metti proprio tutto il braccio. Vai. Che sono i buoni? Vai, serpente. Vai, serpente, come lui? Lui è il serpente. Angelo, ma dillo che sei qua. No, avevo detto devi. L'intonazione, vai. Vai, no, non mi interessa, l'intonazione. La 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 la. Ma sono quattro cose, poi fai la 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 la. Non è la 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 la, è la 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 la, è la 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 la. Non posso dire di questo. Vedi, non si sente neanche, non sa neanche usare il microfono. Vedi, ma come no, io lo so usare. Sì, vai, vedi. Non sa usare un microfono. Che ci vuole? Cioè, è semplice. Cosa, non sono io, ho passato la... Non mi seguono, vedi che non mi seguono. Non ci posso fare niente io. Ah, vabbè, tu comunque, che ci fai qua sopra? Ti ho invitato io, non è vero? Eh? No, no, io già mi sono dichiarato etero tutto, quindi cioè etero reggo tutto quanto, quindi. Ma in realtà io sono un panino. Sì, mi piacciono i peperucci. Allora, vabbè, come penso si sia capito, siamo arrivati alla fine della gara, però appunto adesso vorrei tutti i cosplayer che hanno partecipato qui. Anche chi si è spogliato, Erika? Tutti quei cosplayer che stanno qua sopra, li voglio qua sopra, li voglio qua sopra. Guardate qua, olio cuore, bravissimo. Ok, ciao. Li voglio tutti qua. Olio cuore, secondo. Tu tieni ancora il marshmallow sullo stomaco. Ok, ci sei tu. Abbiamo la Winx. Non è una Winx. Ah, hai ragione, scusa. Sei una witch. No, sei una... c'è un cotechino, no, abbiamo il cotechino, il panettone, lei, no, lei non è una cosplayer, no. No, qua dicono parole che purtroppo, che detto da un cotechino, però è un complimento. Che storia sta volando? Ridete di lei! Sì, comunque allora, ma appunto, sì, ma non sono solo loro, gli altri... E quei due là sopra, guarda, quei due, quei tre. Vanni! Quelli di Kuroshitsuji. Vanni! Dal nome impronunciabile, venga, vendite qua. Vengino qui, Rocco, vengino, signore. Rocco, vieni. Rocco. Stavo andando. Amore, mi viene la torre. E appunto, si cambi qua sopra. Io mi devo mettere. Allora, ragazzi, non vi voglio guardare dietro, è solo che sono fischia, quindi... Sono costretto a stare qua dietro e poi il palco è per voi cosplayer. Ok. Ecco, lui è il Pippo fuori campo. Sì. Ecco. Intanto, mentre facciamo questo... Non ve ne andate, rimanete fermi così. Rimanete bloccati, rimanete fermi. Ok, adesso, visto che fa troppo caldo... Aspettate un attimo, va, rimanete qua. Simona e Francesca, Simona e Francesca, stiamo facendo la foto. Cioè, vedete qua, come c'è lì? Zoidberg è andato a mangiare Fry, penso. Ma Zoidberg, la cosa preoccupante è che non vedo né Zoidberg né Fry. Ci sono le formiche! Né Fry Freddy. Sono le formiche! Ma non sono formiche, sono scarafaggi nani. Ok, adesso, mentre state qua da belli, sì? Io vengo a dare un po' fastidio. Cominciamo da destra a sinistra. Vieni! Allora. Visto uguale, ma... Gianni, mi abbassi leggermente il microfono? L'uno? Sì, l'uno.
Bravo, grazie, grazie. Qui sei uguale. Vabbè, non mi si sente, urla. Sa, prova, prova. Mi si sente, dai, basta che urlo. Alzalo, vai. Vai, parla. Un attimo solo, chiedo scusa, la cosa migliore. Prova, prova, si sente, non fisca, a posto. Allora, qui abbiamo Francesca che interpreta il fiore del bosco, giusto? Quindi il fiore del bosco, perché hai scelto questo costume? Parliamo un po' in intervista, facciamo parlare un po' con Spencer senza farli parlare. Quindi, allora, quindi tu hai detto che facevi flower, quindi è fiore, giusto? E perché hai scelto questo? Eh sì, perché è un bel personaggio, ci stai tutta rosa, perché è un bellissimo personaggio. L'ho detto già io, non mi ricordo. Perché è rosa e perché è bionda. Mi ha lasciato senza parole. Che devo dire? Rosa e bionda, eh. Ed è buono! Ergo è una Barbie. Lei ha fatto la Barbie, diciamo questa cosa qua. Andiamo avanti, so. Non te la prendere, sai che sono un cretino. Allora, poi. Prima puoi fare. Farà anche Barbie, ci svela i suoi cosplayer, si svela i suoi cosplay. Dopo, quindi dopo la Witch farà Barbie. Ma nel cartone? Anche. Quello che. Tu fai il pulsante, premi qua e tu fai. Ciao, sono Barbie! Eh? Seccato. Tu fai il cordoncino qua che lo tiri e poi. No. Io gli do idee malvagie. Ecco. Abbiamo Zoidberg che è diventato blu, non so per quale motivo. Non ci toglieranno mai. La libertà! Come posso fare? Cioè, con un pubblico del genere, come posso fare? Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo Turangalela. Ho indovinato il nome. Simona! Grazie! Grazie di vero cuore, ok. Zergalino, sei una mutante, non sei un alieno. Cioè, tu sei una mutante e lui è mutante, quindi saremo a posto. Allora, parliamo un po', perché hai scelto questo costume, perché non sapevi che fare, quindi hai detto ho una maglietta bianca, facciamo questo, giusto? In effetti sì, anche perché lei ci vede così male comunque, cioè, ma tu non ci vedi proprio, è diverso. Però ho pensato, magari ti faccio un cambio, dici tu, che c'ha un occhio solo, potrei vederci meglio per il paradosso. La spada, che là? Ok, lasciamo perdere. Okay, andiamo avanti, lasciamo perdere. Non andiamo, entro. Adesso andiamo vicino a un cavaliere della tavola rotonda. Quadra. Spigolosa. Sei? Sebastian. Non hai problema. Si vede? Sì. Allora, seriamente. No, ma non ti voglio il personaggio, so che sei Sebastian da Grossi. Non l'ho detto io, l'ha detto lui, quindi è tutto permesso. No, io, se lo dicevo io mi facevo una multa, lo dici tu questo a posto. Girolamo Nitato Izzo di Pompei. Grazie. Okay. Perché hai scelto questo costume? Perché mi è stato, diciamo, suggerito. Ok, è stato costretto. Okay, da chi? Secondo me da lei. No, questa volta no. Vabbè, lei la saltiamo che mi scoccio di piegarmi e andiamo. E io sono vecchio. Non l'ho capita, però faccio finta di niente, è meglio. Parliamo con una persona seria. Parliamo con una persona seria. Sto scherzando, sto scherzando. Sì, ok, allora, perché hai scelto il potere delle gialli? Però diciamo una cosa, è vero che il tuo design è stato preso da Tite Cubo per fare Aizen? Sì, è vero. Ecco, dicevo, tu sei la sorella di Aizen. Lei fa un doppio lavoro, sia in Bleach che in Angela Friends. I Pretzel, la presente quelli che si mangiano? I Pretzel, proprio bene. Ah, ok. Fai tu che ti fa la domanda. La domanda è una domanda decente. Ok, una domanda decente? Perché hai scelto questo personaggio? Ma perché mi piace, siamo lì, è carino, poi devo fare la caccia al tesoro. No, non era mio. Perché hai scelto questo personaggio? Sì. A parte perché mi piace, anche perché mi rispecchia un po' in razza. Molto dolce, poi un angelo. Io sono un po' angioletto. Con quella faccia. Lei è un angioletto. Perché non posso essere un angioletto?
Ha già detto proprio, cioè. Basta che gli dici quindi se ti porta. Ma non fa la mia. Ah. Se tu lo vuoi tu lo sarai una di noi, certo. Non lo voglio mai essere. Ma seriamente, grazie. Che ha fatto Will the Wings? No. Non mi hai visto quando. No, io ho fatto le Wings. Io ho fatto la Wings. No, io le ho fatte tutte quante. E non fate allusioni, non fate allusioni. No, perché questi sono leggermente. No, no, no. Non parlo di occhi, però. Va bene. Comunque. Andiamo con lei, giustamente. Allora, tu perché hai scelto Steel? Perché Sebastian Merida? Sebastian Merida. Merenda, buono, fame! Ma seriamente, presentati, perché ti piace, perché hai fatto questo costume? Perché sei stato questo coso qua che fa caldo? Perché hai fatto. A me lei ha scelto uno più leggero, cioè mica come a noi, noi siamo mezzi pazzi. Beh, perché comunque. Cioè. Perché ora si sente quando parli? Quando vai a fare la scelta? Perché? In realtà te lo mutavo io, però vabbè. E ammiro questo personaggio, mi piace tutto e per tutto. In realtà perché vuoi fare lui? No! E Sebastian, non lui. Taci. Sto zitto meglio. Ti vuoi fare anche i taci? Ti vuoi fare anche i taci di Naruto? Sei bravissima, dai. Mi perdoni? No. Ok, perfetto, sono felice, non la fate vincere, dove sta la giuria? Poi andiamo vicino a un... a due... abbiamo una coppia, molto importante. Allora, tu perché hai fatto questo costume? Credo che non sia necessario dire che... E poi parla! Non dire che ti rappresenta. Credo di avere fin troppo in comune col mio personaggio. Il signor Luca Pellegrino può testimoniare, è stato fino a me mezz'ora fa. E quindi. Ah, per questo mi avete incontrato. Cosa? Esatto, dico tutto. È il mio fidanzato. Guarda, non mettimi in mezzo i dodi di Luca, se no ti metto a pesce un bacio. Ragazzi, perché dobbiamo scendere in questa caponaggine? Cioè, dai, parliamo di altre cose. Vedi, mi fai confondere. Allora, andiamo prima con le prime donne. Allora, voi quattro. Noi quattro. Ne vedo uno in più, non so perché. No. Vieni, non mi posso avvicinare, vieni. Allora vai, parla, diciamo tu chi sei, presentati, di che problema hai e stai cosa. Allora, è un problema. Mi sentite che, cioè, non lo so, è una cosa che mi viene da buona. Si chiama infarto? No. Cioè, è qualcosa di più grosso. L'organo dove si pompa il sangue adesso è cuore. È grande. Mi voglio fare di più. Ma finisce molto tanto. Sì. È il cervello. È il cervello. Ok, quindi in altre parole tu fai questo personaggio perché speri che ti venga un infarto. No, perché. Okay. Ok, va bene. Più avanti abbiamo un medico. Il personaggio di Naruto è lui. Vabbè. Allora, seriamente, mi sono divertito assai. È stato bellissimo questo evento. Non lo rifarei, però. No, perché i panini costavano una storia. E i soldi che li avevo portato. No, è stato comunque bello. Arrivederci. Un applauso che per la sua non sincerità, perché in realtà è un copione scritto. Gliel'ho detto prima, durante la caccia al tesoro, gli ho dato un biglietto, ti dici queste cose quando te lo dirò. Perché... il tesoro a te, ho trovato il biglietto. Hai trovato... Mentre ti piegavi hai trovato pure qualcun altro, ma lasciamo stare. Chissà come mai. Cioè, allora, cosplay, che cosa vuol dire? Interpretare un personaggio, lui lo fa. Lui è bravissimo a interpretarlo. Vai più avanti, prego. Comunque, adesso andiamo con. Dai, facciamo parlare lei. Lui dice no, quindi deve parlare. No, ciao. L'ha salutato. Che devo dire? Sì, non so, che ne so, il nome, il. Che ne so. Ah, tu ti chiami Laura e ho un problema. Laura e ho un problema. Andate sull'elenco Laura e ho un problema, trovate lei. No. Vestita così, perché lei in realtà
vive così. Di pensiero se l'è cucito addosso. Dove è finita giù? Non vi dico cosa ha detto che è meglio. Allora, vero, il vestito te lo sei cucito addosso, giusto? Perché i cosplayer sono proprio sadici. Avete presente Spider-Man quando, con il simbionte? Uguale, lei si è proprio unita col suo vestito e adesso vivi così. Com'è vivere così ai tempi nostri? Ecco, ecco, guardate l'effetto simbionte. Okay. Perché hai scelto questo costume? Avevo perché... delle extension comprate per sbaglio dei cinesi. Quindi... Lei ha scelto un costume per i suoi capelli. Cioè, lei aveva un extension a casa. Vabbè, mo ci faccio un costume intero. Tanto, giustamente, lei ha fatto Zoidberg per i tentacoli. Che... In realtà... Ma vieni tu vieni qua. Dobbiamo parlare del tuo Zoidberg, vieni qua. Ma con quale... Tu vieni qua. Con quale arpeggio? Vieni qua. Così? Eh? Sì, ok. Vieni, no, intanto solo vieni qua, non devi parlare. Allora, adesso andiamo con lui. Lui, tu, vieni qua. Bene, allora, chi sei? Dove vieni? Quando te ne vai e perché sei qui? Sono Gerardo, sono qui perché mi hanno costretto. Mi sono svegliato alle 7 di mattina, io non volevo, mi hanno trascinato giù dal letto, io volevo dormire. Allora, in questo caso c'è un trucco. Sì, andate a casa sua, prendete il letto, ve lo caricate in macchina e vedete con tutta la macchina col suo qui sopra. Così. Sono venuti a casa mia. Così. Ma non l'hanno caricato. Anche io. Anche lui. Bene. Signor Kiba, prego. Mi chiamo Inuzuka Kiba, Gianmarco Bertone, sono felice di essere qui. Aspetta, un applauso, l'unico loquace. Dopo adesso andiamo con le ragazze, aspetta. Appunto, voglio pure l'intervista. Il bis, prima con le ragazze. A lei abbiamo detto la signora, com'era? La signora in giallo, sì. E andiamo con lei che non mi posso avvicinare più di tanto che tiene un... Questo qua è chiamato cerchio antistupro, quindi è proprio... Vabbè, a te no. Ecco. Prego, anzi. Ehi, iniziate con un applauso sommesso e poi crescete! Cioè, bravissime, solo per questo le premerei, però la giuria non mi ha visto, quindi mi spiace. Allora, con chi vogliamo iniziare? Con quell'altra sotto la cosa. Perché hai fatto questo costume? Da quanto tempo fa cosplay? Quello che puoi dire, ecco, se vuoi dire qualcosa, tipo vuoi ringraziare tuo padre, tuo mamma, tuo zio. No! Tuo figlio, vuoi ringraziare il figlio? No, in questo momento un istinto omicida verso di te. Un istinto omicida verso di me? Ma penso che ce l'abbiano tutti, vero? Sì! Quando sei pollice è pericoloso. Ok, allora, visto che è un istinto omicida, continuo a parlare di te. Tanto già mi odia, quindi l'odio è puro. Continuiamo ad alimentarlo, wow! Tanto delle mie cavolate. Allora, ciao, sono Jessica, come vedete sono orientale, cinese e faccio cosplay da pochissimo, questo è il mio primo. È il suo primo cosplay? Come è riuscito allora? Che in realtà l'ho tolto a metà perché qualcuno mi ha fatto correre. Ah, prima lui ti inseguiva, quindi è normale che poi... No, per fortuna... Cioè, perché date la colpa a uno, cioè? Ho detto tutto, ho detto tutto. Mentre lo fa tempo! Che figata! Spettacolare! Il coso! È volato il cappello! Volano pezzi di cappello? Allora, non fare allusione. Allora, no, lui ogni tanto glielo dico perché lui trova l'allusione anche con, che ne so, il tappeto blu. Eccolo, eccolo. Va bene, signora Gloria, rinominata? Shih Tzu? No. No. Cotechino? Era Cotechino? Sì, era Cotechino. Tanto, era benevolmente, tanto tutti fanno schifo il Cotechino qui. Non è vero. Lei gli piace il Cotechino, per questo ho detto. Ma il Cotechino è così. Comunque, seriamente.
nome, perché hai scelto questo personaggio, che ci fai qui, perché continuano ad ascoltare le mie cretinate, tutto qui. Penso che questa è una domanda che farò a tutti quanti. Allora, ho scelto questo personaggio perché è il mio personaggio preferito di tutti quanti gli anime. Avete sentito? Un applauso! Ah, quindi volevi fare la coppa con lei? Cioè, tu fai il scotechino e lei fa la coppa, perfetto. Siamo a posto. Non dire che tu fai il salame. Eh no, nient'altro, questo film è il mio personaggio preferito, quindi sto cercando di fare quasi tutte le versioni. Cosa bella, cosa bella. Beh. Il fumo è un brutto problema, però vai. Tu devi dirmi dov'è il decimo della lezione. Il decimo? Allora, segui le indizioni. Allora, sì, allora, hai presente la caccia al tesoro? Ci sta un biglietto, ci sta un biglietto alla scuola? Ma alla scuola no, alla scuola c'è un biglietto che c'è scritto trova il decimo per trovare il primo, quindi è bellissimo. Quindi mi raccomando. Perché il ciotto? Eh? Ma lei che ci fa qua? Pure voglio essere presentato pulito. Ok, qui abbiamo. Di quello che succederà fra 3 secondi. Madonna! Allora ragazzi, no, non ti faccio parlare, basta. Faccio una cosa diversa, io mi metto. Ho fatto una cretinata. È professionalità. No, io mi metto qui, aspettate. No, non inquadratemi, inquadrate i cosplayer, perché sono loro l'anima. Chiedo scusa, sono loro l'anima di questo evento. Perché giustamente senza loro noi non avremmo potuto fare niente. Sì, mi chiamano, no, ma io sto qui apposta. Perché voglio chiedere un favore a una persona, mi regge il microfono. Perché di solito sono loro a ricevere gli applausi. Questa volta l'applauso. Grazie a voi. Grazie per le borse che vi ho fatto fare. Grazie a voi, senza di voi. Bravo Rob! Grazie a voi. Dillo che adesso esplode il gazebo. No, adesso vai, guarda, ci puoi parlare qua. Adesso se volete dire qualcosa. Si sente? Volevo ringraziare lo staff. Facciamo un applauso a tutti quanti, lo staff ci ha permesso di essere qui oggi. È divertissimo, ascolto con Roberto. C'è Roberto. Alla giuria, che non mi sto comprando. All'Avalon. Adesso i cosplayer giù, i cosplayer via, 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 dai, i cosplayer via, tu non sei cosplayer ma vai via lo stesso. Diciamo che vorrei concludere seriamente questa giornata di cosplay, quindi allora, ci siamo tutti? Sì, non so qua mi sfoto, allora. Bellissimo, inizio a parlare seriamente e tutti se ne vanno. È la cosa più bella. I premi. Tra poco, i premi. Ci vuole un po' di suspense. Sì, caro, ti amo. Sì, non è quello, lo so. Allora, dobbiamo dare un po' il tempo alla giuria di decretare i premi. E vorrei finire ringraziando innanzitutto tutti voi per essere venuti. Ringraziamo appunto l'organizzazione del Play Summer che ci ha permesso di creare questo appunto cosplay summer, ovvero questo evento cosplay, questo contenitore di giochi, musica e tant'altro. E ringraziamo anche l'associazione Avalon, che diciamo è l'associazione l'organizzazione che ha contribuito a creare appunto il cosplay summer, che consisteva non solo nel cosplay ma anche in giochi di carte, quali Magic, Yu-Gi-Oh! E tante altre cose, disegnatori soprattutto. Infatti voglio invitare qui sul palco Lorenzo, voglio invitare senza motivo. Noi abbiamo un grandissimo, forse voi non lo conoscete, però è un grandissimo errore. No, perché non lo so, è cosa che gente che non lo conosce adesso lo conoscerà. Quindi per questo voglio che ti presenti, dici qualcosa. Non so, dici qualcosa, presentati, vai. Ok. Va bene, è un po' timido, i suoi disegni parlano per lui. Quindi un applauso, Michele, facci un applauso.
ed è un applauso a un grandissimo insegnatore che soprattutto è un grandissimo ragazzo che si è divertito con noi, ha scherzato con noi, sì, sono un po' lecchino, lo so, ma sono costretto a farlo. E adesso, oltre a aver ho ringraziato Avalon, però lo so che mi odierà per questo, ma io voglio chiamare qui, al centro del gazebo, il presidente. Adesso farà finta di parlare o di andarsene. No, solo un attimo, Michele. Allora, come ho detto, tutto questo è stato possibile grazie ad Avalon. Avalon, anche io faccio parte di Avalon, però il presidente è tuo, quindi io faccio parte di un grande gruppo che è Avalon, di conseguenza il merito è di Avalon, penso che sia chiaro. No, quindi Michele, il presidente, anche se lui odia essere chiamato così, lui è più il capo supremo. È l'oscuro signore! Lui è l'oscuro signore, quindi qualche parola riguardo Avalon, riguardo questa cosa qua, penso che è d'obbligo. Me l'hanno richiesta, non è vero, però ti faccio parlare. Prego. Anche perché ho un po' la gola secca, quindi prego. Mi lascio diventato così fiducioso ultimamente. Vabbè, comunque è inutile perderci tanto in chiacchiere, penso che il primo ringraziamento a Roberto che si è ucciso. Bravo! Sta uccidendo materialmente. Poi a tutti quanti quelli che sono non qua sopra ma dall'altra parte che hanno contribuito a questo evento, cioè dai cosplayer, giocatori, gli amici. Avalon è nata così da un discorso di amicizia ed è quello che punta ad essere sé. Quindi ogni volta non si può fare nient'altro che dire grazie, grazie, ancora grazie, grazie, non basterebbe, no? E niente, c'è da dire, cosa vogliamo dire? Che penso che a breve sarà fatta la premiazione a questo punto, il tempo che la giuria finisce. Ringraziamento particolare agli amici di Cava che comunque sono lì con il Warhammer, che hanno portato questa novità importante quest'anno nel contenitore cosplay. Gli amici di Golden Store che nonostante Lorenzo è voluto venire, li ringraziamo. Passa qualcosa? Ah, ok. Lo odio quando fa così. A questo punto facciamo una breve pausa, lascio tutto a Roberto. Sì, un applauso, grazie Michele per questo. Lascio le note valenti a me, allora. La giuria ancora sta decidendo, non so che fine ha fatto la giuria, dico la verità. Siete un po' disperti, andate a trovare perché comunque c'è gente che deve andare, quindi cerchiamo di sbrigarci. Direi di... io ho finito le parole, non so più che dire, quindi vi lascio alla prossima volta, ma a cantare non ce la farei. Quindi vi do appuntamento tra poco per i premi e poi per i saluti finali. Vi lascerei un po' di musica, ma se ne sono andati, quindi la metto io tra poco. A tra poco. Grazie. Non ci posso credere. Non state qua, dovete stare là, vi chiamavo io. Va bene, state qua oramai. Oramai siete arrivati. Ah, questi ragazzi che non mi ascoltano, che sono troppo giovani. Cioè lui è più grande di me, ma va bene, guarda. Però sono troppo giovani. Allora, dove ci va qua? Ok, sta pure lui in giuria. Allora, ce l'abbiamo fatta, hanno deciso, se vedete qualche ferita, qualche taglio è perché sono caduti. Lei è diminuita di 7 metri. Allora, cominciamo, visto che molti aspettano il treno, direi di cominciare, giusto? Sì. Allora, con chi cominciamo? Con l'unica donna del gruppo, Guglielmo, prego. Cominciamo con, scegli tu il premio che puoi dare. Scegli. Ok. Lui sceglie e darà il premio, che risate, no, sto scherzando, il premio? Simpatia. Allora, il premio simpatia, un po' di rullo di tamburi, forza. No, rullo di trombe. Rullo di trombe, forza. Al gruppo di Futurama. Gruppo di Futurama abbiamo l'ultimo, chi era? Come si chiamava? No, no, quello che stai facendo? William Wallace. Stai provando un cerone, mi fai... Vabbè, l'ultimo degli Zoidberg. L'ultimo degli Zoidberg. Allora, sì, ma venite per qua. Sì, ok, allora, il tema simpatia va al gruppo di Futurama che sono Simona che fa l'ela.
Maurizio che faceva Zoidberg e Freddie Mercury. Un applauso e adesso levatevi dalle scatole, andiamo. Ok, adesso andiamo al secondo premio, il premio Mamma che calor. No, no, è il premio miglior gruppo. E ce lo presenta il signor Angelo Ho Vomitato. Il premio miglior gruppo va alla coppia Hitman Reborn e Gunda, Federica e Jessica. Però al gruppo 79. Ah, 49, scusami. Il gruppo 49 che interpretavano 9 e 7, quindi siamo no, 4, scusa. Voglio il premio speciale. Sì, va bene, ok. Avete fatto la foto, prendete la foto, ringraziate e levatevi dalle scatole. Grazie. Vado un po' di fretta. Guarda che stasera poi mi sono cucinato bel polpo arrosto che è sapere di Zoidberg di prima. Allora, andiamo avanti con l'altro premio che abbiamo. Aspetta, fammi dire il tuo nome che non me lo ricordo mai. Quindi è Tony. Ok, quindi abbiamo Tony Manero, no, Tony Strife che presenta il premio cosplay contest. Miglior cosplay femminile. Lo diamo a. Eccomi! Trombe, come dice rullo di trombe e squillo di tamburo. Francesca Liberti. Ah, Francesca Liberti che interpreta Flower da Car Captor Sakura. Cioè, non sai dire neanche questo, Ming! Un applauso. Ah, vedi, guarda, lei vedi com'è brava, non mi ha neanche fatto dire levati dalle palle, sei andata direttamente. Ops, scusate, ho detto palle. Adesso abbiamo altri premi, non sanno neanche loro quale premio sia, questo è bello. Allora, scegliamo questo, sapete, cioè voi vedete, siete stati mezz'ora a decidere ora questo a chi lo diamo. Cioè, è un premio. Ma si deve... Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Io dico un fulmine, uno solo che arriva dritto là sopra e facciamo piazza pulita, è una cosa bellissima. Vieni qua tu. Ok, lei che interpreta, tu interpreti un uomo, giustamente, ricordiamolo. Allora, sì, sono più bassa di prima di 12 metri. Allora, il premio miglior cosplay maschile. Rullo di trombe. Viva Nerina! Lo diamo a Sielda Kuroshitsu. Ecco qua, lo sapevo. Debora, no, non era Debora. Era Debora. Scusa, Debora con l'H. Ah, sì, Debora senza l'H, quindi è Debora. 3, 2, 1 e anche tu no, rimani, giusto perché mi deve dire una cosa. Sebastian, merenda. Sempre merenda, che bello, ho molta fame. Adesso andiamo avanti con... Tu sei un giurato? Mamma mia, ho capito perché ci avete messo tanto. Perché i due premi? Io? Ma io non sono un giurato. Mi semmai sono... Però abbiamo Luca giurato, quindi adesso lo facciamo consegnare a lui. Se... Dove state? Adesso lo chiamo. Ok, il premio migliore interpretazione... Aspetta, interpretazione? Quante R ci stanno in interpretazione? Contale tu! E perché le hai dette 4? È reinterpretazione, vai, è quello che è reinterpretazione. Ok, il premio migliore interpretazione. L'hai ucciso! Sì, vai, un po' di suspense! A Duff da Angel Friends! A Raff! A Duff! Va alla birra Duff! Hai vinto un rifornimento a vita di Duff e come dice Barney iniettatelo direttamente nelle vene. Wow, birra grande, non mi piace. Ok, adesso visto che lo devo presentare io chiamo la mia voce, ovvero perché dovete sapere lui è la mia voce, lui è il mio corpo, lei è la mia mente, lui è il mio cane. Prego, vieni. No, quindi Gianni, vieni. Ah, è vero, non lo so che deve dire. Spiegatelo, forse. Vabbè, ma hai vinto tu, bravo. Che è il miglior femminile? Bravo. Dai!
Hai capito? Chiedo scusa, non avevo capito. Okay, abbiamo giurato, vai, giurato. Lui è l'unico vero giurato. Ti ringrazio, caro amico, volevo presentare il miglior cosplayer estivo, che anche se si mangia in inverno è stato bravissimo, il miglior cosplayer estivo a Codeghino, sia da Code Geass, La cosa più bella è che ha faticato tantissimo ad alzarsi. Cioè, lei si odia per questo. Gonna! Ok, un applauso a Dio. Ok, il premio nascondino va a Codeghino. Ho fatto la rima! Ok, un applauso, adesso no, non può uscire, vattene così. Vai! Trotta galoppa, trotta galoppa. Ma per pressione sembra che te ne mani. Vai. Su. Vai. Ok, adesso tutti quelli con le targhe di nuovo qua sul palco. Hai ragione, con le pergamene. Scusami. Sul palco, scusami. Ok, perfetto. Vabbè, sono solo loro, volevo fare una foto con tutti i vincitori. Oh, guardate. Luca, ecco qua. Cioè, qua come ci entrano loro? Abbiamo talmente tante gonne. Cioè, mamma mia. Sì, comunque ci sono anche i ragazzi, tutti quanti a guardare là, cioè. Ah, ecco. Allora, loro sono i vincitori del Cosplay Summer di questa edizione. Tanti applausi per loro, stavo per dire un applauso. Allora, detto questo, cambiatevi che state morendo, quindi penso sia la cosa più intelligente che ho detto oggi. Anzi no, ne devo dire un'altra. No. No, viva Rocco, no, quello oramai. Allora, i premi li abbiamo consegnati. La gara è stata fatta, la giuria ha deliberato. Non mi resta che fare i saluti finali, quindi spero che vi siate divertiti, vi ho fatto stancare abbastanza, ringrazio nuovamente, cioè ringrazio tutti quelli che ho ringraziato prima, mi scoccio di fare di nuovo l'elenco e vi do l'appuntamento alla prossima edizione, che per ora non si sa ancora quando ci sarà, ma dovrebbe esserci, quindi ci vediamo la prossima volta. E sempre con il cosplay, con i giochi di ruolo, ovvero D&D, Magic, Yu-Gi-Oh! E ringraziamo anche i ragazzi di Warhammer di Cava, sperando che l'anno prossimo possano essere molti di più. Alla prossima, arrivederci.